Salve a tutti! Oddio, cade tutto! Ciao a tutti YouTube, SquikaLeck84 e benvenuti a questo unboxing! Allora, come credo molti sapranno, molti di quelli che mi seguono, sapranno, ho ordinato l'Oculus Touch e avrebbe dovuto essermi consegnato lunedì 12, ok? Ma è successo qualche cosa, credo che abbiano dato del doping molto pesante a UBS e è arrivato oggi! Ero al lavoro, mi è arrivato un messaggio sul cellulare che è arrivato un pacco. Io dicevo che minchia mi hanno mandato, cioè, ho sbagliato a cliccare l'ordine rapido su Amazon, ho detto, ma cos'è, da Amazon sto pacco? No, no, è un pacco della UPS, e io aspettavo una sola cosa da UPS, a dire vero ne aspetto altre due, però una sola, è dell'Oculus Rift, ragazzi, è arrivato una settimana prima, del previsto! Guarda che figo! Ok, allora, unboxing, non ci sarà il testing lo farò a parte perché se notate, allora, ho piazzato alla veloce i pannelli, però io contavo, il mio progetto era durante il weekend, che sono a casa tranquillo, non dovrei lavorare, durante il weekend ripulire qua, Qu questa roba che c'è qua dietro, questa libreria qua, spostarla al fondo della stanza in modo da avere più o meno 3 metri e mezzo di spazio per 3 metri e mezzo di spazio. In questo modo avevo proprio l'area completa perché ho ordinato anche altri due sensori per fare il room scale, non da 3 ma da 4 sensori, che è uno spreco. Non fatelo, io lo faccio perché sono, perché YouTuber, faccio i video, voglio fare le cazzate, ok? Voglio fare testing, ma per ora ho solamente due sensori, uno lì, lì, eccolo, quello lì, lo vedete? Sì? Qua? Pappa. Ok? E quello che ci sarà qua dentro. Ora, direi di unboxare. Per unboxare useremo più o meno il metodo che si usa per il loot gaming. Quindi sposto la tastiera, abbiamo qua il nostro bel piano pulito, ordinato per modo di dire. E unboxiamo, ragazzi, sono agitatissimo. Mamma mia. Ok. Si comincia. Ops. Ok, eccoci qua. Allora, tanto per cominciare, come esattamente per il Rift, sfiliamo la custodia esterna. Ora, custodia esterna, come vedete sul davanti abbiamo touch controller, magnet touch, touch controller di nuovo, il simbolino della Oculus da Facebook perché i nostri signori padroni. E qua dietro ci sono un po' dei giochi che si possono usare. Dead and Buried che viene con il gioco, The Climb che non credo venga con il gioco, credo te lo devi comprare, e In Medium che non ho la più pallida idea del se viene assieme, però praticamente in tutto ho tre giochi a parte, mi sembra VR Sport, Dead and Buried e The Unspoken, ok, che poi vedremo come saranno nel prossimo video, non in questo, questo è solo un unboxing veloce perché poi dovrò sistemare tutto il setup e richiederà ore che passerò della notte perché è sera già e passerò il tempo a fare queste cose. Ok, apriamo e voilà! Si vede? No, non si vede. Ok, lo apriamo così. Ok, perfetto. Io adesso sposto la telecamera più vicino. Scusate i rumori bruttissimi che sentirete sicuramente. Eccoli qua, guardate che roba. Allora, abbiamo i due controller, il sensore e questa roba qua. Adesso, cosa c'è qua? Penso che ci saranno le batterie. Ho letto che c'è una roba per Rock Band, ma non ho ben capito. Ah.
Cioè, io ho una chitarra di Rock Band, ma non riesco a capire. Le pile sono per i controller, ne sono sicuro. C'è un'immagine. Okay, lo vediamo dopo. Vediamo i controller. Eccoli qua. Ok, ma sapete che c'è? Non mi piace il modo in cui si vede. Adesso cambio un po' la prospettiva. Datemi un secondo. Ok, credo che così vada un pochino meglio. Così abbiamo un miglior rapporto, riusciamo a guardarci negli occhi. Allora, intanto, vabbè, questa è la telecamera, la conosciamo tutti, è il sensore del Rift. E la cosa bella è che qui, in questo punto qua, non so se lo vedete bene, ma vedete, io lo sto tenendo fermo, no? Ma gira, perché si può svitare, il che è ottimo, perché se volessi creare un aggancio da soffitto, non devo tagliarlo, ma basta svitarlo, il che è ottimo. Ok, poi, oh, questo lo giriamo al suo posto, prontamente, ok, a posto, e diamo un'occhiata ai controller. Allora, ok. Ok. Signori, i controller. Allora, sono capacitivi, quindi questo tasto e questo tasto, quindi 1, 2 e 3, sono tasti capacitivi, ovvero sentono quando li tocco, sostanzialmente, no? Quindi quando ho il dito appoggiato sopra, in teoria, loro chiudono la mano, ok? Quando la mollo fanno le dita che si separano, quindi posso fare con questo dito, col medio, la mano si apre, le tre dita della mano si aprono, con l'indice si allunga l'indice quando tolgo l'indice, anche se solo faccio così nella realtà virtuale il dito si allunga, in questo modo posso indicare le cose, e ovviamente anche questo per fare il pollice in su, tipo yeah, e va, proprio yeah, e siamo i migliori. Ora, questi anelli contengono i LED, gli infrarossi, che vengono letti dalla telecamera, ok, dal sensore. E anche qua abbiamo un bellissimo simbolino della Oculus. Se riesco a mostrarlo, ok, così si vede. Bellissimo. E me li aspettavo più leggeri, essere sincero. Mi sembrano un po' pesantini, ma l'ho visto questo in un video, me lo sono spoilerato. Hanno una feature fighissima, perché funzionano con le pile normali, quindi puoi mettergli le pile ricaricabili, che è un'ottima cosa, e non hanno le proprie pile interne, il che abbassa il costo, giustamente, e guardate per aprirli. Facilissimo. E se guardate, vedete qua, questo pezzettino qua, ok? Non so se si riesce a vedere benissimo. Ok, questo tubetto qua non è altro che un magnete. Quindi se io lo voglio richiudere, non devo incastrarlo. Mi basta lasciarlo cadere sopra. Ed è chiuso perfettamente. Sfilo. Apro. Chiuso. Figata. Genialata. Quindi questo affare starà sempre chiuso, perché è magnetico, non ha incastro. E per aprirlo mi basta tirare verso l'indietro. Si apre, infilo la batteria e si richiude da solo. Comodità, comodità. Poi, elastichini. Ovviamente andrà sempre usato con questa roba qua. Aspettate. Rimane qua, quindi non rischiamo di lanciarlo in giro per la stanza, come sicuramente io farò. Perché sono un imbecille completo, lo so. Non è... Cosa pensate? Che mi creda incapace di lanciare per la stanza sta roba? Faranno dei voi. Cioè, virtualmente parlando, perché terrò i laccetti, quindi nessun problema. E... Wow. Allora, questa è la sostanza di ciò che c'è. Ora, al momento, con due sensori si fa la standing 180 gradi e la standing prototipo 360 gradi. Con tre sensori invece si fa il room scale. Ora, molti dicono che si fa il room scale anche con solo due sensori. Proverò a fare anche quello
mentre aspetto gli altri due sensori che ho ordinato. E ragazzi, è arrivato l'Oculus Touch, ci sarà un sacco di roba da fare, ma veramente tanta. Passerò un bel periodo. Solo datemi tempo di sistemare la stanza, perché così è improponibile. Voi non avete idea del disastro che c'è in questa stanza, è qualcosa di mostruoso, pazzesco, proprio bam. Ok, direi che possiamo concludere qui questo unboxing fighissimo. Guardate che belli che sono e fittano perfettamente nella mano, cioè sono una figata, proprio la mano è semi chiusa e loro stanno lì tranquilli, non devi tenerli come se fossero, non lo so, dei bastoni da tirare in testa alla gente. Non so quanto siano precisi in più o in meno rispetto al Vive, anche perché non li ho. Ah, tra l'altro hanno anche il bottone, dico, sentite, aspettate, sentite questo click, e quando pigi il bottone non si vede neanche, ma fa clac 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 clac. Figata. Scusate, sono anche un pochino raffreddato, non so se si nota, ma fa freddo, è l'inverno. Ok, benissimo ragazzi, credo che inizierò il setup e a breve avremo qualche video molto figo di molti giochi per la realtà virtuale, perché ora si fa seria la storia. Queste cose non le puoi fare, questi cosi qua non li puoi usare nei giochi normali. Oh mamma mia, non vedo l'ora. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ringrazio l'autore della musica che sarà andata per tutto quanto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ah, sì. Ah, dimenticavo, ho scoperto cos'è questa roba. Allora, questa parte si attacca al controller Rock Band e questo, il foro, fa così, clac, e si aggancia, si infila nel manico. Hop. Probabilmente questo sarà la base che useranno per creare gli stand per questi controller, ne sono più che sicuro, perché avere uno stand che metti i due controller più l'Oculus Rift, lo avrò, o lo stamperò in 3D, una delle due, vedremo. Ok, quasi lo tiro fuori con il Rock Band, perché ce l'ho il controller, quindi non credo che sarà un problema. Yeah, ciao. Installiamo. Non ti preoccupare, fra poco uscirai di nuovo.